So good morning, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di questa giornata, vlog 4. E niente, ci siamo svegliati, siamo venuti a fare colazione e guardate un po', c'è un sole stupendo, sono in mezzo alla strada, ma non dovrebbe essere un problema, tanto in Australia non c'è mai nessuno. Qui la vita è veramente strana, perché ieri sera ho fatto il video e ci ho messo veramente tanto, ma troppo, 4 ore di editing video. Però almeno, mi stavano per tirare sotto, però almeno ho visto che vi stanno piacendo tanto, quindi almeno soddisfazioni e vi ringrazio. Oggi praticamente siamo venuti a fare colazione in quel posto là, che vi faccio vedere, e fa le crepe. Quindi alla mattina qua si mangia la crepe, però almeno c'è la Nutella mi piace. E quindi thumb up, come si dice qua. E poi dopo andiamo a fare una cosa fighissima, cioè tipo vedere tutti gli animali strani e belli. Ciao a tutti amici, siamo arrivati al Wildlife Center, che è dove ci sarà, dove vedremo tutti gli animali fantastici. Praticamente abbiamo parcheggiato la moto e come potete vedere è tipo a bordo strada in un parcheggio che non esiste, e non ho capito perché in Australia non si può parcheggiare la moto, cioè ci sono solo delle macchine in giro, non ci sono i posti per le moto. Vabbè, comunque adesso andiamo a vedere un po' di animali strani. Siamo appena entrati e praticamente la cosa figa, vabbè, che ci sono mille koala, è strafigo. Il biglietto costava $50, $49.95, e tipo gli abbiamo detto, abbiamo trovato su, ci hanno detto di dire così ovviamente, e abbiamo detto l'abbiamo trovato su internet a tipo 35, e lei fa: ah ok, perfetto, allora 35 a testa. Siamo saliti su un trenino. Abbiamo iniziato a vedere un po' tutto, ci sono degli animali che fanno veramente schifo, vero? Un po' paura. E adesso stiamo facendo questo giro su questo trenino silenzioso e confortevole. Va troppo piano però. Siamo giunti alla spiaggia finalmente. La giornata dentro al parco naturale è stata veramente pesa, perché abbiamo camminato per 1,5 km, era una cosa gigante, e per fortuna c'era il trenino, e quindi diciamo che al ritorno l'abbiamo fatta sul trenino e ci è andata bene. E ora siamo al mare e ci rilassiamo tipo un sacco, perché io sono stanchissimo, dato che dormo 3 ore e mezza, 4 ore a notte, perché devo fare i video, che sono veramente una cosa lunga da fare. E quindi ci vediamo dopo, e andiamo a fare anche paddling, in teoria. Dobbiamo ancora capire se abbiamo le energie per farlo. Scusate per le poche riprese col drone, però non si poteva, e poi dopo mentre lo stavo facendo andare, che il drone è qua, era abbastanza su, passano questi due aerei che avete appena visto, non so, tipo saranno stati 80 metri dal drone, quindi ho detto forse è meglio non farlo andare. Che palle, però qua veniva una figata, a parte che c'era il vento e quindi stava inclinato così il drone, tipo ho fatto due riprese fighe e basta. Sto riprendendo con la GoPro perché siamo in spiaggia, c'è un gran vento e c'è la sabbia che vola, e praticamente siamo andati, abbiamo provato a noleggiare, come si chiama, paddleboard. Non so sa perché chiudevano le 3:30, cioè c'era la persona ma diceva che non le affittava più dopo le 3:30. Ah, forse perché c'è vento. Giusto. E qui adesso siamo venuti in spiaggia di nuovo a prendere un po' di sole. Sta dormendo. Shh. E come c'è la musica. E come potete vedere tipo sono bordeaux. Questo perché mi sono addormentato al sole.
Ah, mi ero dimenticato di dire una cosa. Sono 30 gradi. Ciao a tutti, siamo purtroppo giunti alla fine anche di questa giornata. Come potete vedere, il sole sta tramontando proprio ora e mi sono divertito un sacco. La giornata è stata bella, abbiamo mangiato in un ristorante strafigo, avete visto ovviamente, il solito hamburger australiano, molto buono però. E se vi è piaciuto il video mettete like, così capisco. Se c'è qualche scena in particolare che vi è piaciuta, scrivetemela nei commenti, in modo tale che così la faccio vedere più spesso. E cos'altro? Cosa facciamo domani? Ecco, tipo abbiamo fatto volare il drone anche qua a proposito. Tipo quell'aereo sarà a 30 metri d'altezza, il drone siamo andati tipo a 120 metri d'altezza. No vabbè, sarà 100 metri l'aereo. E cosa facciamo domani? Facciamo paddling. Ah, domani mattina paddling, sveglia all'alba alle 7, infatti. E poi surf. Non so, e poi surf, che figata. E non so come fare perché devo fare il video e se domani mi devo svegliare tipo alle 6 e mezza di mattina sarà impegnativa. Ciao a tutti! Ciao.